Iniziamo questo ciclo di interviste del poeta qui alla Mostra dell'Artigianato a Firenze, come non poteva mancare, con il primo cittadino di Stia Prato Vecchio, il quale ha organizzato insieme ad altri comuni del Casentino e dell'Appennino Toscano questa presenza appunto di Stia Prato Vecchio e del Casentino qui alla Fiera dell'Artigianato. Niccolò, ti domandiamo sensazioni in questo stand veramente ben curato e che cosa ci aspettiamo come valle, come comune, da questa iniziativa. Prego. Le sensazioni sono sicuramente di entusiasmo e di orgoglio per essere riuscito, insieme a tutti gli altri amministratori, alle aziende che hanno partecipato, alle associazioni, che sono state veramente tantissime a darci una mano, di essere riusciti a creare questa vetrina veramente di grande importanza per tutto il nostro territorio. E quello che ci aspettiamo è che finalmente questo territorio così vasto, che sono il Casentino, Val Tiberina Toscana, Val di Savia, Valle del Bidente, con al centro il Parco Nazionale, superi davvero gli steccati, si venda all'estero, soprattutto verso i turisti esteri, come un'unica destinazione d'eccellenza, perché unendosi davvero possiamo offrire una destinazione irrinunciabile per tutti i turisti stranieri. Ed ora continuiamo il nostro ciclo di interviste con la presidentessa della Biennale del Ferro Battuto, che vedrà nel 2017 un'altra edizione, e anche lei presenta questa Fiera dell'Artigianato a Firenze, e gli facciamo subito una domanda: cosa ne pensa dello stand? Ho visto che avete fatto un lavoro meraviglioso qui di preparazione, e che cosa si aspetta o cosa ci aspettiamo da questa presenza alla Mostra dell'Artigianato? Prego Maria Gemma. Grazie. Penso che sia stato fatto un ottimo lavoro da tutti gli artigiani che hanno preparato i loro spazi, compreso il nostro, perché la nostra associazione rappresenta un settore di artigianato artistico molto, molto specifico che noi cerchiamo di rivalutare attraverso la nostra manifestazione, che è la Biennale d'Arte Fabbrile di Stia, e soprattutto con la nostra scuola, dove offriamo dei corsi base, dei corsi specialistici per chiunque fosse interessato ad intraprendere questo mestiere. Ottima, ottima informazione, ottima iniziativa. E quindi con questa presenza cosa ci aspettiamo, cosa cerchiamo di fare? Cerchiamo di farci conoscere più possibile al di fuori della nostra vallata, soprattutto perché noi siamo più conosciuti all'estero che nei luoghi limitrofi alla nostra provincia. E poi cerchiamo appunto nuove persone che si appassionino a quest'arte e vogliano impararla, portarla avanti e farne il loro lavoro. Continuiamo il nostro ciclo di interviste qui allo stand del Casentino alla Mostra dell'Artigianato a Firenze, e siamo in compagnia di Matteo, che rappresenta il birrificio La Campana d'Oro, che si trova a Bibbiena, sempre in Casentino. Quindi ti chiediamo, Matteo, cosa ne pensate dello stand, com'è stata l'organizzazione, com'è questo inizio e soprattutto cosa vi aspettate dalla presenza vostra qui alla Mostra dell'Artigianato? Perfetto, guarda, qui è tutto molto molto bello, l'unica pecca è il tempo che ci ha rotto le uova nel paniere. Siamo molto orgogliosi di essere qua a rappresentare un po' la realtà che gestiamo in Casentino, che è la coltivazione dell'orzo in maniera rispettosa della terra, della materia prima, e poi fare la birra per l'appunto con questo prodotto, quindi una specialità tutta casentinese, ecco. Perfetto, e quindi con la vostra presenza qui, oltre ad averci descritto magnificamente qual è il vostro lavoro, cosa vi aspettate? Guarda, è sicuramente un'ottima vetrina e siamo insieme a veramente dei giganti come l'arte della lana e siamo veramente molto orgogliosi, ecco, di poter presenziare. E continuiamo il nostro ciclo di interviste con un'altra azienda del Casentino, sempre qui alla Mostra dell'Artigianato a Firenze, e siamo in compagnia di Barbara, che rappresenta, come vediamo, le chicche del Casentino, quindi con un nome così particolare. Barbara, ti chiediamo: che prodotti sviluppate, cosa fate? Raccontaci un po'. Noi siamo una società agricola che si chiama Nuova Era, siamo in Casentino, appunto a Chiusi della Verna, produciamo sottoli, olio extravergine di oliva e confetture extra. Sono tutti i prodotti che noi coltiviamo, facciamo tutta la fase produttiva, dal seme arriviamo all'ortaggio, che lavoriamo a mano, e infatti è una produzione tutta artigianale, anche nella coltivazione e nella produzione, imbarattolato a mano, e poi le confetture sono appunto extra, solo di succo e polpa, e sono frutti dei nostri alberi. La cosa che a noi ci piace di più dire è che se la frutta che la verdura matura nel campo e subito dopo viene raccolta e portata in laboratorio, per cui è fresca e tutte le proprietà che la frutta e la verdura hanno attaccate all'albero, alla pianta, rimangono nel barattolino. Diciamo, questa è la cosa che ci piace più raccontare.
ottima la descrizione del prodotto che lavorano con tanto amore, con tanta cura, e la vostra presenza qui a questa mostra, a questo evento dell'artigianato, cosa vi aspettate? Perché avete deciso di investire insieme ad altri colleghi di Vallata? Prego. Noi siamo stati molto felici di essere stati convocati in questa cosa, perché per il Casentino è una bellissima occasione, perché secondo me è un posto meraviglioso che ha tantissime cose da offrire, però essendo in montagna molto alto è anche difficile da raggiungere, da far conoscere, per cui noi siamo venuti qui per far conoscere appunto la nostra produzione, e che è in Casentino sono tutti i prodotti della nostra valle, della nostra montagna, che noi siamo appunto a 1000 metri, siamo vicini a quello che è il monte dell'Eremo dei Frati, per capire dove siamo ubicati. E la coltivazione in montagna non è semplice, la nostra lavorazione appunto, come ho detto prima, è molto artigianale, ci piace far conoscere questo a tutti e quindi siamo felici di essere qua. Proseguiamo le nostre interviste ora con Claudio Grisolini, che rappresenta appunto il tessuto casentino, è conosciuto in tutto il mondo per eccellenza con la Tessilnova, vediamo anche in compagnia dell'amico Mr. Big. Mr. Big, e gli chiediamo come ti è sembrata l'organizzazione e la tua presenza qui a questa fiera dell'artigianato a Firenze, e poi soprattutto con la tua presenza e con l'unione di tutti gli altri colleghi del Casentino, cosa ci aspettiamo per il futuro per il nostro Casentino? Prego. Ma partiamo con quello che ci aspettiamo, è che ci sia un buon ritorno poi nella nostra valle di turismo, visto che comunque la mostra artigianato è una grande vetrina dell'artigianato anche d'eccellenza. Noi come azienda fino a 7, 8, 10 anni fa abbiamo partecipato per quasi 20 anni a questa manifestazione, poi negli ultimi anni non avevamo più partecipato. Questa è stata l'occasione per tornare, per essere in qualche modo protagonisti appunto con questa manifestazione che coinvolge non solo il Casentino ma anche le altre valli limitrofe legate al parco, e quindi mi sembrava giusto appunto esserci per rappresentare un prodotto tipico che è probabilmente il più rappresentativo della nostra valle. E io ho girato come altri colleghi, lo stand è particolare, è proprio dedicato al Casentino, cosa ne pensi? Com'è stata l'organizzazione? Come si è trovato adesso che siamo ancora all'inizio? Poi chiaramente bisogna vedere la fine, ma come ti è sembrato come inizio? Ma come inizio, purtroppo il tempo non ci è stato molto d'aiuto, si spera che nei prossimi giorni appunto ci sia un po' più di affluenza di persone per poter appunto promuovere più che altro la terra. Oggigiorno purtroppo le fiere non si vende più come una volta, però appunto la speranza, essendo anche Firenze abbastanza vicino al Casentino, di poter portare più gente possibile in Casentino. Perfetto Claudio, ti ringraziamo, e insieme a Mr. Big salutiamo. Proseguiamo il nostro ciclo di interviste ora con il signor Carlo, che è qui, che sempre alla Fiera dell'Artigianato a Firenze rappresenta un'associazione, Casentino Selvaggio, la quale potete vedere dopo nelle foto in questa stanza, e cerca di descrivere la Valle del Casentino in quella che è la sua natura più profonda, diciamo proprio selvaggio, da cui il nome. E al signor Carlo chiediamo il motivo e la volontà di essere presente a questa Fiera dell'Artigianato come associazione che descrive il Casentino con le foto, e che cosa vi aspettate da questa presenza. Prego. Ma le mostre fotografiche, le attività fotografiche in generale, insieme alle escursioni, sono lo scopo principale della nostra associazione. È un'attività che svolgiamo normalmente in Casentino. Ora questa opportunità di svalicare la Consuma era imperdibile. Mm-hmm. A maggior ragione si è inserita in un contesto proprio tipico di tutta la vallata, sia economico che culturale anche. E ti domando, quindi con queste meravigliose foto, con queste escursioni che proponete, ecco, e con questa presenza qui a Firenze, cosa vi aspettate o cosa ci aspettiamo tutti insieme? Cosa ne pensi? Ma niente di particolare, tutto quello che viene è trovato. Okay. L'importante comunque è provarci, e per questo motivo. Poi la vendita delle foto di per sé è secondaria, è un'associazione che non ha scopo di lucro. Perfetto. Non veniamo qui per fare cassa, per fare introduzione, solamente per conoscere, per far conoscere la nostra vallata, quindi... Avete deciso così. Quindi, ecco, ringraziamo Carlo che ci ha fatto presenti questa realtà in Casentino, che come potrete vedere dalle foto è una realtà che descrive con immagini, con momenti, con scatti, momenti che uno può vivere nella nostra valle, ed è venuta insieme a altri colleghi, altre persone del Casentino a voler dare la propria testimonianza di presenza qui a Firenze. Quindi ringraziamo il signor Carlo, e in bocca al lupo e avanti tutta. Grazie. Allo stand di Casentino Selvaggio, caro Dante, dopo aver fatto le interviste a tutti quanti, adesso
Che cosa ti potrebbe venire in mente di combinare? Innanzitutto grazie mille per poter essere presente a questa fiera dell'artigianato come sommo poeta, poi a Firenze, quindi un ritorno a casa di una persona che era in esilio. Ma siamo qui, oltre che a rappresentare Dante in Casentino durante l'esilio, a dare mostra e rappresentazione di quello che è un futuro cammino che vogliamo sviluppare in valle, che si chiama appunto il Cammino di Dante in Casentino. È un cammino, diciamo un mini Santiago, di 14 tappe, di 15-20 km l'una, che tocca tutti i paesini del Casentino, dove sarà possibile vedere tutte le foto e le immagini, le descrizioni qui presenti, e che riesce a unire tutti quelli che sono gli aspetti che abbiamo poc'anzi visto in riferimento al Casentino, ai prodotti tipici, ai castelli che ci sono. Perché? Perché il pellegrino, che chiaramente si chiamerà viandante, il cammino di Dante viandante, svilupperà il percorso la mattina e nel pomeriggio potrà visitare i castelli, i prodotti tipici, conoscere le arti e le persone del luogo. Quindi con il vestito del sommo poeta siamo proprio qui a rappresentare un cammino in onore di Dante, che appunto in Casentino scrisse gran parte della Divina Commedia, diciamo pure tutto l'Inferno e tutto il Purgatorio. E il cammino si realizza? Il cammino è la prima universale che invitiamo chiunque ci ascolti ad aggregarsi con noi. Si svilupperà dall'1 al 14 di luglio di quest'anno. Uno può venire a fare tutte le tappe con noi, che faremo in maniera consecutiva, o venire anche una, due, tre volte quando meglio lo crede. Si cammina tutti insieme, si scambia opinioni, ci sono declamazioni e assaggi di prodotti tipici. Quindi è un invito a tutti coloro che vorranno essere presenti a questa prima, per poi essere pronti nel 2017 con il sito ufficiale, dove uno potrà tranquillamente scaricare le credenziali e, se vuole, partire da solo e farlo a cavallo, in bicicletta, sull'asinello, nella forma che lui crede migliore. Grazie mille, ciao!